Ciao Serena e un saluto a chi ci segue da casa. Oggi ho voluto indagare come il web viene in soccorso delle associazioni umanitarie, raccontando l'esempio particolare di Save the Children, associazione presente in oltre 120 paesi del mondo e che ha come target principale la difesa e la salvaguardia dei bambini. Andiamo subito a vedere l'applicazione per mostrare un po' le grafiche in cosa consiste. Si chiama, come vi ho detto, Save the Children e è ovviamente gratuita. Ecco, aprendola vi troverete davanti questa schermata con tre grandi categorie: quella delle campagne, quella degli aiuti umanitari e quella delle news. Potete scorrere e cliccare su quella che vi interessa di più per approfondire. Una parte interessante è quella del countries. Infatti, cliccando sulla cartina del mondo, potrete vedere tutti i punti in cui Save the Children è presente. Vedete, potrete viaggiare nell'Africa, appunto, per vedere i punti in cui stanno lottando contro l'Ebola, in Europa e via via. Cliccare sulle città e scoprire un po' di più quali sono i progetti e in cosa consistono. Un'altra possibilità per andare a vedere da vicino i progetti e poter immergersi più a stretto contatto con le azioni delle attività è la sezione media. Infatti qui ci sono tutta una serie di fotografie e di video che vi raccontano nel concreto che cosa svolge l'attività. Ad esempio qui c'è l'Uganda, potete vedere il Pakistan o altri progetti realizzati appunto in giro per il mondo. Non mi resta che salutarvi, ma prima vi ricordo che è un'applicazione completamente gratuita e che è disponibile sia per device Apple che Android. Vi saluto qui e vi do appuntamento alla prossima app.